una nuova moda, sempre più giovani riscoprono il fascino dell'analogico. E se una Vespa, una Polaroid, il mangiadischi, il fascino del vintage rimane inossidabile. È scoppiata una vera mania. Anche i giovani d'oggi, nonostante l'uso massiccio di smartphone e computer, non rinunciano a possedere e utilizzare oggetti che hanno fatto l'epoca. I grandi brand non si sono lasciati scappare l'occasione di rimettere in produzione repliche dei più gettonati oggetti vintage, come quelli pubblicizzati in questo spot realizzato dagli animatori di Arisco. Fono valigia. Con la fonovaligia si ascolta la musica attraverso un disco di vinile ed è trasportabile. I dischi sono di due tipi. Il 45 giri contiene due canzoni, una per lato. Il 33 giri, 6-7 canzoni per lato. Il disco è formato da minuscole scanalature chiamate solchi. Il suono viene emesso grazie ad una puntiglia appoggiata delicatamente sul disco che gira. Se nel disco c'è un granello di polvere, la puntina salta. La fonovaligia dura tanto nel tempo. Macchina fotografica Polaroid. La Polaroid è una macchina fotografica dalle dimensioni grandi. La Polaroid si riconosce da 5 colori: rosso, arancione, giallo, verde e blu. Può fare fotografie in bianco e nero e colorate. La sua caratteristica principale è che stampa le immagini immediatamente su carta fotografica. Può essere usata da tutte le persone. Cosa ne pensi, Sara, di questa nuova mania? Personalmente apprezzo che i giovani abbiano occasione di poter utilizzare oggetti del passato. Tu utilizzi qualche oggetto vintage, originale o replica? Per il mio compleanno mio marito mi ha regalato una riedizione della Polaroid del 1984 con la quale faccio molte foto ai miei gattini. Ed ora al nostro approfondimento quotidiano con Mattino Seconda. La nostra inviata, Angela Via, ha intervistato per noi il signor Roberto Vittoni, tecnico specializzato che lavorava ai tempi dell'epoca d'oro della produzione delle macchine per calcio a Brescia. Come si chiama? Roberto Vittoni. Quanti anni ha? 74. E quanti anni ha iniziato a lavorare? Allora, quanti anni ho cominciato? Ancora da ragazzino, si può dire. Perché io la scuola facevo fatica a masticarla. Comunque ho fatto fino alla quinta elementare. Com'è che funziona molto semplicemente questa macchina? Allora, le macchine che facevo io una volta erano simili come queste qua, come queste. Non c'erano motore, c'era un cinghiolo che partiva da una ruota con un cinghiolo e trasmetteva, fa girare le macchine, le facevamo girare a mano fino a un certo punto, dopo le attaccavamo con la cinghia, attaccavamo a questa ruota che andava per tutte. E dopo lì facevamo questi lavori qua. Quanto tempo ci voleva per costruire una macchina? Abbastanza, perché gli ingranaggi era tutto manualmente. Quando mettevamo su il cilindro con gli aghi, tutte quelle cose qui, i selettori qui, dopo attaccavamo la macchina per farla girare, per farla sladinare un pochino, che gli aghi dovevano andare su e giù. Dopo man mano che la macchina andava su, che
andava, che si costruiva, e ci vuole un motore per farla girare. Quanto costava una macchina? Le ultime che facevamo, quando la ditta è fallita, di quel povero Cristo che aspettava le macchine, quelli lì parlavano di milioni, di 3-4 milioni, non euro. Andava d'accordo con i suoi colleghi, com'era il rapporto? Sì, bello. Era una grande famiglia. Quando lavoravamo, anche partendo dal principale, eravamo una grande famiglia. Non avevate mai fatto delle proteste? Tante. Come l'hanno presa i capi? Facevamo scioperi. Quando c'era qualcosa che non andava, boom. Quando c'era qualcuno che si faceva male alle macchine, ci fermavamo tutti. Cos'è che le ha insegnato il suo lavoro di significativo? Mi ha insegnato tante belle cose. Di stare con la gente, di capire i caratteri, a stare al mondo. Però comunque tutto assieme mi ha insegnato tante belle cose. Da me Francesco è tutto. Vi aspettiamo domani alla solita ora sul solito canale. A domani!